Buongiorno, cercheremo in un tempo brevissimo ovviamente di parlare di un argomento molto complesso come la fauna e cercheremo quindi di fare una sintesi tra quelli che sono gli aspetti scientifici e quelli che sono gli aspetti rivolti invece più a chi di fauna e di gestione della fauna si occupa. Quindi dividiamo in due parti, farò un cappello generale con il lavoro fatto sulla fauna e con le conclusioni cui siamo giunti per quanto riguarda la fauna e poi una zoomata sugli invertebrati che della fauna sono uno degli aspetti fondamentali. Beh, intanto porto sempre questa diapositiva per dire di cosa parliamo, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di 57.000-58.000 specie, perché ormai le specie descritte da quando è stata fatta la checklist sono cresciute di almeno un migliaio di unità, forse più, di cui oltre 48.000 terrestri. Questo non è per dire che la fauna terrestre è più importante, ma sicuramente la biodiversità terrestre, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il mare culla della biodiversità, è di gran lunga superiore a quella marina, e questo grazie soprattutto agli insetti. Della fauna marina non mi occuperò, la lascerò totalmente all'amico Tunelli che ne parlerà dopo, e parliamo della fauna terrestre, di cui 46.000 specie sono di artropodi, ben 12.000 sono di coleotteri. Stiamo parlando di questi numeri qui. Una fauna che comprende tra il 20 e il 30% di specie endemiche, un po' meno per la fauna marina, molto meno per la fauna marina, molto di più per alcuni gruppi particolari di invertebrati. Il 97% di questa fauna che è costituita da invertebrati. Negli allegati di direttiva Habitat sono elencate ben 629 specie in tutta Europa, tra specie e sottospecie animali, di cui quasi 600 appartengono alla fauna terrestre delle acque interne europee. Il nostro paese conta 205 specie, ormai abbiamo i numeri giusti, non è stato facile arrivare a questo numero, devo dire, e alberga circa un terzo, anzi oltre un terzo, di tutte le specie presenti in direttiva Habitat. E, come abbiamo sentito prima, è anche la nazione europea che ha la più elevata ricchezza di specie in Europa. In questo senso, quindi, ha una grande responsabilità, perché ha da tutelare praticamente un terzo delle specie europee. L'Italia, come abbiamo sentito prima, è stato uno dei primi paesi europei, se non il primo in assoluto, a dotarsi di un atlante faunistico molto accurato relativo a 10.000 specie terrestri dalle acque interne italiane. E quindi possiamo fare un confronto che a sinistra vediamo la distribuzione della ricchezza di specie di questo nostro primo catalogo e a destra il pattern della fauna di interesse comunitario. E vediamo come in realtà la fauna di interesse comunitario nel suo pattern ricalca abbastanza bene quello che è l'andamento generale della fauna italiana. Tutte e due le mappature sono fatte utilizzando delle griglie di 10 km di lato, quindi piuttosto grossolane, certo, ma andiamo a livello di fauna italiana. Questo dato ovviamente è testimonianza del notevole sforzo di ricerca messo in atto per adempiere gli obblighi della direttiva e per la compilazione di questo report. Ovviamente la rappresentatività è una cosa molto importante, perché se noi andiamo a utilizzare delle specie o dei gruppi di specie che non sono rappresentativi di quella che è la realtà faunistica nazionale, ovviamente andiamo a dire delle cose che sono in parte non vere. Quali sono le aree più ricche di specie in assoluto e di specie di interesse comunitario in Italia? Beh, le vediamo da questa mappa, se si riesce a vedere, insomma, grossolanamente. Ovviamente la parte relativa alle aree prealpine, alpine occidentali, alpino centro-settentrionale, e poi man mano, in minor misura, i massicci montuosi, dal Gargano a quelli calabri, siculi e qualcosa in Sardegna. Questo parte è dovuto a tre principali fattori, che vado a illustrare brevemente perché forse è interessante capire il perché si concentrano in determinate aree le specie di interesse comunitario e non. Il primo è una spiegazione di origine naturale, insomma, che può essere ecologica o storica, ecologica con i fattori che attualmente agiscono e storica con i fattori che hanno agito in passato. Ovviamente se la maggior ricchezza di specie si trova per la maggior diversità di habitat che abbiamo nell'ambiente montano rispetto agli ambienti planiziali, e questo è banale, abbiamo i gradienti altitudinali, e questo è anche banale. Oppure abbiamo il famoso effetto penisola, che è valido per alcuni gruppi ma per altri no. Anfibi e rettili ad esempio hanno un andamento lungo la penisola che è assolutamente opposto per ovvi motivi di esigenze climatiche. Oppure abbiamo spiegazioni più storiche, l'effetto delle glaciazioni che ha ovviamente depauperato parte dell'arco alpino, da
e le specie non hanno poi ricolonizzato, oppure dal fenomeno di speciazione nelle aree più antiche del paese, che sostanzialmente sono le aree montuose. Chiaramente la pianura padana è un'area che 20-30 mila anni fa non era quel che è oggi, praticamente 50 mila anni fa non esisteva, quindi è inutile che andiamo a parlare di speciazione all'interno della pianura padana. Quindi il fattore storico indubbiamente influisce su questo pattern. Il secondo ovviamente è il fattore antropico, e la maggiore pressione antropica incide, e in questo caso proprio sulle aree più recenti, perché ovviamente incide sulle pianure. Facciamo il classico esempio della pianura padana. E quindi in queste aree abbiamo anche visto, tramite il nostro Atlante e le ricerche dell'USI, che si concentrano anche il maggior numero di specie alloctone, soprattutto invasive, e quindi delle minacce maggiori sulla fauna che possono concorrere con i fattori storici a spiegare il pattern. E il terzo è quello più delicato, è il problema dello sforzo di ricerca. Lo sforzo di campionamento non è stato omogeneo. È chiaro che è più intenso nelle aree visitate dai gruppi di ricerca, intendo università, musei, eccetera, e che hanno visitato poi molto spesso, soprattutto gli entomologi, sono soliti visitare le aree che già sanno che sono molto ricche, quindi ci sono aree molto più visitate di altre. E secondo, la localizzazione dei SIC. È vero che la direttiva Habitat dice il monitoraggio va fatto entro e fuori il SIC. Certo, però la maggior parte dei dati proviene dall'interno dei SIC, e questo non va dimenticato. E la maggior parte dei SIC si trova, guarda caso, nelle aree montane, non in quelle popolate e urbanizzate della pianura padana, ad esempio. E quindi questo sforzo di ricerca, che ha un bias, che ha una differenziazione nell'arco della penisola, è ovviamente legato all'assenza di un attuale piano di monitoraggio standardizzato a livello nazionale. Quanto incide rispetto al resto? Per fortuna, vedendo la comparazione tra le specie di interesse comunitario e quelle di interesse nazionale, diciamo che a livello nazionale non incide molto sul quadro che ci siamo fatti. A livello locale, ovviamente, quindi di gestione della fauna a livello di una regione, una provincia, di un territorio ristretto, questo può incidere e sicuramente incide. La composizione della fauna e direttiva Habitat la vedete da queste figure con il numero di specie elencato, e ovviamente sappiamo che la distribuzione di questi taxa non è rappresentativa della realtà nazionale così come emerge dalla checklist, non avrebbe potuto esserlo. È anche vero che certi gruppi non possono essere messi in direttiva, perché non ha senso fare un piano di gestione, non so, dei nematodi del suolo, insomma, o dei protozoi. Non ha un senso. Però è anche vero che certi altri gruppi mancano. In realtà comunque è noto che la fauna italiana, come abbiamo detto prima, è costituita per il 97% da invertebrati, ed è ovvio che questo gruppo è sottorappresentato negli allegati di direttiva, dove in realtà rappresenta circa il 32% delle specie invece di rappresentarne il 90%, e ovviamente questo ha una prevalenza di vertebrati negli allegati che da sempre sono oggetto di maggiori attenzioni e ovviamente di misure di conservazione e monitoraggio più adeguate. C'è una spiegazione a tutto ciò? E qui facciamo un esempio. Sì, è una spiegazione anche di appealing. Io posso preferire senz'altro la sanguisuga. Qualcun altro, ovviamente, vedendo un orso, dirà: ma che vado a fare il piano di gestione della sanguisuga, che è in direttiva Habitat? Ma quindi vi è una motivazione principalmente culturale. E quindi la presenza tra i vertebrati delle cosiddette specie carismatiche. Non vado a mettere l'emblema di un parco con una sanguisuga, insomma ci metto un orso, un lupo, qualche cosa di particolarmente evidente che ovviamente stimoli l'interesse della popolazione. Quindi una motivazione principalmente culturale. La seconda motivazione è più importante, il migliore livello delle conoscenze tassonomiche e faunistiche. Nel caso della sanguisuga non sappiamo neanche quale specie andiamo monitorando, con il fatto dell'uso che si faceva una volta per i salassi, eccetera, della sanguisuga in realtà ci sono due specie frammiste, sono assolutamente similissime da un punto di vista morfologico, i monitoraggi che non sono stati fatti, ma i dati che abbiamo finora acquisito, non sappiamo se si riferiscono a quella che era stata liberata perché utilizzata in medicina oppure a quella che si trova in natura. Quindi problemi che con l'orso sono ovviamente meno, ma problemi che comunque ritroveremo anche in altri gruppi. Infine le motivazioni conservazionistiche, i vertebrati occupano territori molto vasti, quindi possono essere delle buone specie ombrello rispetto agli invertebrati che in buona parte tendono a endemizzare di più.
velocissimo lo stato di conservazione della fauna. Beh, ovviamente ricordiamo che è stata compilata una scheda per ogni specie e per ogni regione biogeografica, quindi i numeri che darò saranno numeri di schede. Le specie di interesse comunitario sono ben distribuite, cioè equidistribuite nelle tre regioni biogeografiche in cui l'Italia è stata suddivisa ai fini dell'applicazione della direttiva Habitat, e questo ovviamente facilita i confronti. Ma com'è questo stato di conservazione della fauna nel suo complesso? Oh, parliamo ovviamente della fauna che va dall'orso alla sanguisuga, quindi praticamente facciamo un purpurì di tutto ciò che è un medley, di tutto ciò che è il dato faunistico che ci è arrivato, quindi prendiamolo con le pinze. È un quadro generale. L'stato di conservazione della fauna italiana comunitario presenta dei problemi, è innegabile. Meno della metà delle specie indicano stato di conservazione favorevole, ciò significa che il 51% delle specie dice che siamo messi male, cioè lo stato di conservazione non è favorevole, né, quindi non è adeguato. Cautele, come abbiamo sentito prima, ci vogliono nel confrontare i dati con la repo precedente, perché le metodiche sono cambiate, però un confronto è interessante. Per esempio, sopra abbiamo i risultati dello stato di conservazione della fauna del repo precedente, sotto quelli del repo attuale, e ovviamente la prima cosa che balza agli occhi è che si è ridotta quella forbice del 14%, quel numero di schede con dati mancanti, che è diminuita di quasi il 10%. Ciò significa che si è assistito a un discreto aumento delle conoscenze, e questo grazie allo sforzo di monitoraggio ed assemblaggio di dati, a tutti i dati che sono pervenuti dalle regioni e dalle province autonome. Quindi è stato fatto un lavoro di completezza. Tuttavia non ha cambiato il problema, è anche vero che alcuni casi di specie, soprattutto tra gli invertebrati, sono stati ridefiniti in base a nuove conoscenze, però sostanzialmente diciamo che più della metà delle schede comunque rivela uno stato di conservazione inadeguato, e lo rivelava anche nei sei anni precedenti, non so come si dice, se è esenni o no, nei sei anni precedenti. Lo stato di conservazione della fauna ovviamente è indirettamente, questo stato sfavorevole è causato dalle principali minacce. Questo grafico dice un po' delle banalità, dà l'incidenza delle minacce, dice che ovviamente la principale è la modifica degli ecosistemi, cioè la distruzione degli habitat. Questa è la classificazione che ci fornisce l'Unione Europea ed è anche ovvio. Meno ovvio è che gli effetti negativi successivi sono le pratiche agricole, le selvicolturali, mentre è ovvio l'urbanizzazione. Quindi pratiche agricole e selvicolturali sono messe tra i primi posti, e questa è una delle interazioni principali che ogni amministratore deve tenere ben presente, che un piano di gestione della fauna di direttiva Habitat non può prescindere da un piano agricolo, un piano di gestione forestale che sia adeguato. Poi vi sono dei casi specifici, come abbiamo visto prima i pesci d'acqua dolce, in cui l'introduzione di specie alloctone invasive è gravissima come pressione e ovviamente sta portando all'estinzione delle specie autoctone. Sono casi particolari. Agli ultimi posti si trovano i cambiamenti climatici. Perché lo dico? Perché se voi andate sui giornali e sui mass media, vabbè, il cambiamento climatico sembra che sia il dramma di oggi, ma diciamo che il dramma di oggi forse è più la pratica agricola e forestale che non il cambiamento climatico per quanto riguarda la fauna. Andiamo a fare una zoomata quindi sugli invertebrati. Ringrazio la Elisa Risavato per queste bellissime foto di libella. In 5 minuti illustreremo gli 50 o 45.000 specie di invertebrati che costituiscono, in questo caso, guardando solo la fauna terrestre, non quella marina, il 99% della fauna. La consistenza numerica delle 59 specie di interesse comunitario non è proporzionale alla ricchezza di specie dei taxa sul territorio italiano e né al loro valore di conservazione. Questo è un dato di fatto. Come vediamo in alto, le specie della fauna italiana appartenenti ai gruppi tassonomici dominano enormemente i coleotteri. Infatti i coleotteri dominano tutta la fauna italiana, anzi i coleotteri dominano la fauna mondiale. Ci sarebbe anche da spiegare il perché, ma lasciamo perdere. Beh, l'ha detto comunque un secolo fa Haldane, l'ha scritto, ha detto: durante la creazione Dio aveva una smodata passione per i coleotteri. Altra spiegazione non ne abbiamo.
abbiamo il problema delle specie endemiche, e tra le specie endemiche italiane l'endemismo varia tra il 20 e il 30% per quanto riguarda i dati del CKMAP, arriva al 30%. E chiaramente le specie endemiche italiane degli invertebrati sono vere e proprie due, ma una sostanzialmente, Carabus olympii, che è una specie veramente endemica, nel senso che è un areale ristrettissimo, quasi puntiforme in Val Sessera. E l'altra ha una specie più ad ampia distribuzione, vi sono delle specie subendemiche, tipo alcuni ortotteri, una farfalla, eccetera, però ovviamente andiamo a trascurare tutta quella componente, ad esempio lì ho messo un rappresentante delle acque sotterranee, tutto dei grossi gruppi di invertebrati che in direttiva ovviamente non sono rappresentati, non ci sono, e quelli costituiscono la maggior parte delle specie endemiche, quindi una situazione diversa da quella che vedremo con la flora. Noi con gli invertebrati abbiamo il problema che la rappresentatività dell'endemismo, e quindi del patrimonio vero dell'Italia, non c'è. Lo stato delle conoscenze sugli invertebrati, e che c'avevo da dire qua? Allora, un attimo, mi sto perdendo, da un punto di vista della ricchezza specifica, diciamo che siamo carenti quanto rappresentatività, e anche come numero di dati, abbiamo dati raccolti circa nel 58% delle celle della griglia che costituisce il territorio italiano. Quindi ovviamente le lacune conoscitive, nonostante il lavoro svolto, sono ancora notevoli, perché il monitoraggio degli invertebrati è effettivamente quello che è stato maggiormente trascurato. Poi c'è il problema tassonomico. Tutto quello che voi vedete sono delle specie elencate in direttiva Habitat che in realtà non sono specie, ma sono dei complessi di specie. Direte, questa è una disquisizione tassonomica. No, invece di una specie ne abbiamo tre, magari due sono endemiche, quindi sono molto importanti, come il caso di Osmoderma elemita, un coleottero. Oppure possiamo avere anche il contrario, una delle specie di direttiva, Morimus funerus, qui abbiamo uno degli autori della pubblicazione, Franco Mason, non è altro che una semplice livrea di una specie, tutto sommato, ad ampia distribuzione. Quindi ovviamente l'impedimento tassonomico, che è derivato poi è un impegno europeo nel superare l'impedimento tassonomico, incide. Ma incide quanto sulla conservazione e sulla gestione? E può incidere anche molto. Prendiamo uno degli problemi più caotici che abbiamo affrontato, ed è una delle specie più meglio conosciute, il gambero d'acqua dolce, che non è una specie, intanto sono due specie. In Italia la specie di direttiva Habitat, Pallipes, c'è, ma recentemente è stata dichiarata probabilmente aliena, quasi sicuramente aliena in Piemonte, in Liguria, da vedere. C'è Italicus, Australopotamus Italicus, con ben quattro sottospecie che non andrò a illustrare, ma ovviamente è chiaro che la gestione del gambero di fiume, che ha questa complessità genetica, non può essere fatto, nonostante tutti i progetti LIFE che sono stati fatti sul gambero, non può essere fatto con transfaunazioni così, che ovviamente vanno a creare un inquinamento genetico che è di particolare rilievo. Poi abbiamo affrontato tutto il problema delle specie di invertebrati che non ci sono più in Italia perché estinte. È vero che quando un invertebrato è estinto non è che poi siamo sicurissimi che sia estinto, quindi nelle liste sono stati messi, questo sotto li ho ripresi da internet. Qualcuno è come la farfalla che vedete, molto bella, in realtà è un dato dubbio, insomma. Lo stato di conservazione degli invertebrati ricalca abbastanza quello che è il quadro complessivo della fauna, ovviamente buona parte, più della metà, è in stato di conservazione non adeguato, e le specie sotto vediamo un grafico che illustra lo stato di conservazione come percentuale di celle di presenza di specie in stato di conservazione sfavorevole, e vediamo che il 64% del territorio nazionale ospita specie in stato di conservazione sfavorevole, quindi lo sforzo per riportare la fauna invertebrati a un livello di conservazione soddisfacente, come si dice, è ovviamente notevole. Qui abbiamo un medley, un insieme di tutti i taxa che non andiamo a discutere, ma vediamo cosa? Che ogni gruppo tassonomico, gli invertebrati non sono un taxon, sono un insieme, una cozzaglia di taxa, ognuno dei quali ha le sue problematiche e richiede il suo metodo di monitoraggio. E siamo giunti ai ringraziamenti con la felicità del nostro coordinatore. Ringrazio ovviamente, è ovvio che ringrazio il Comitato Scientifico Fauna d'Italia e l'ISPRA con cui abbiamo strettamente collaborato e tutti gli amici con cui abbiamo fatto i lavori. Ma ringrazio soprattutto tutti gli specialisti che hanno sopportato tutte le mie revisioni, le pressioni, le minacce, le vessazioni a cui li ho sottoposti, hanno rispettato i tempi e in più mi hanno anche fornito le foto di questa presentazione. E grazie a tutti voi.